per esempio è la curva dell'edificio crollato a febbraio, che fa vedere proprio l'interdipendenza di tutti i setti murali portanti, per cui se ne crolla uno probabilmente i restanti non ne trovano giovamento. C'è un nuovo equilibrio, un nuovo assestamento della zona e dell'edificio, che necessariamente, ove non sia accuratamente manutenuto, crolla, perché tutte le strutture riescono a resistere, hanno un limite di resistenza oltre il quale collassano. Questo è quello che è avvenuto piano piano negli anni qua a Piazza Garraffello. Oggi avviene qui, dove abbiamo visto poco fa, in via Terra delle Mosche. Che sarebbe un piano strategico di rilievo prima, di analisi e di messa in sicurezza di tutto questo ambito, che consentirebbe, ad esempio, la buttiamo così, 10 anni di lavoro per tecnici, 10 anni di lavoro per operai, 10 anni di cantieri, e non solo, ti permetterebbe allo stesso tempo di mettere in sicurezza un ambito importantissimo, che è la memoria viva della nostra città, il nostro oro. E in secondo piano, soprattutto, creare economia locale. Riguardo all'identificazione dei lavori, l'identificazione delle imprese che lavorano per queste, tra virgolette, messe in sicurezza, di cui non si capisce bene la natura, l'analisi e la progettazione, non si sa chi le ha realizzate, non si sa chi è l'ingegnere che in qualche maniera ha messo mano al progetto, non si conosce il nome dell'impresa, non si sa l'importo, non si capiscono quali sono i capitoli di spesa, e poi veniamo a sapere in TV in 30 secondi che sono stati spesi 400.000 euro per l'intervento di messa in sicurezza a Piazza Garraffello, che, dico, quantomeno lasciano un attimo di, non voglio dire amarezza, ma di dubbio nella reale nella reale presenza dei capitoli di spesa differenti, in quanto l'intervento che è stato fatto, a carità, a mio giudizio, molto singolare, non credo che rientri all'interno di quella cifra. Mi sembra estremamente esagerato, anche perché, da come qualsiasi tecnico potrebbe, recandosi sul posto, potrebbe dirvi al posto mio, trovo abbastanza singolare l'aver utilizzato i blocchi di risulta del crollo come elementi di chiusura dei vaniporta. Credo che sia una cosa molto singolare, se è possibile ripeterla, forse credo che da ora in poi le messe in sicurezza degli edifici, Palermo farà scuola anche in questo. Importanti, nulla fa presagire che a fronte di mancati interventi di messa in sicurezza reali, lo sottolineo, che questa situazione possa migliorare, può solo peggiorare con tutto quello che concerne, anche a livello di, purtroppo bisogna dirlo, di possibili vittime. Io non mi sentirei, se fossi a capo di qualsiasi ufficio del comune preposto, a dire che in tutta questa schiera di edifici che poi convergono verso il grandissimo crollo di Piazza Garraffello, non mi sentirei a posto della coscienza se dicessi potete stare qua tranquillamente, non succederà nulla. E qui ci abitano proprio a ridosso dell'edificio crollato a febbraio, proprio qua accanto, non in tutti i piani, un po' a macchia di leopardo, perché probabilmente alcuni sono già invivibili, l'ordito dei muri portanti in qualche maniera non concorre a,
diversificare le problematiche degli edifici, nel senso che se un edificio ha un problema e ha un muro in comune con l'edificio che non ha un problema, nel momento del crollo l'edificio attiguo avrà problematiche identiche a quello crollato, se non peggiori. È un po' quello che è avvenuto 2 giorni fa qui, via Terra delle Mosche, dove ancora una volta la fortuna dei nostri amministratori risiede nel fatto che il crollo avviene, ed è veramente molto raro, avviene verso l'interno del chiostro, non avviene all'esterno, nella strada. Tutta questa zona in cui abbiamo elencato problematiche e in cui sicuramente ce ne sono di aggiuntive che non vediamo perché non esiste un rilievo attendibile allo stato di fatto, ripeto, è il luogo della movida notturna. Qui si riversano, vogliamo dire, dalle 400 alle 600 persone, al migliaio di persone il sabato e la domenica, il venerdì sera, anche di più. Cioè, l'intera sezione stradale è occupata da gente che passeggia avanti e indietro, che si diverte, che beve, che balla. Per cui anche le vibrazioni aggiuntive, in qualche maniera, che disturbano le strutture in muratura, possono intervenire e aggiungere altri piccoli delta che potrebbero far crollare edifici già di per sé in equilibrio precario. Io trovo, da tecnico ma soprattutto da cittadino, estremamente ignobile il far finta di nulla e non mettere veramente in sicurezza la zona a fronte di quanto abbiamo già detto. È semplicemente per quanto mi riguarda, una strage annunciata, nel senso che quando avverrà il prossimo crollo, e spero che non avvenga in orari notturni, rischiamo di contare le vittime sia dal punto di vista del crollo, di chi potrebbe finire sotto le macerie, ma soprattutto la cosa che mi spaventa è il panico che si genererebbe nel momento in cui un crollo come quello avvenuto, ripeto, in Piazza Garaffello, il punto di raduno per eccellenza della movida notturna, se fosse avvenuto di notte, di sera, il panico si sarebbe sprigionato per tutte le strade, chissà quanta gente sarebbe rimasta per terra.